temevo che oggi fosse di meno, e allora ho detto qua il prezzo comincia a scemare, ma invece la novità è il microfono in quest'aula, non sapevo che ci fosse. Noi proseguiamo le nostre lezioni sul moto dell'acqua nei suoli. Abbiamo visto due componenti essenziali per quello che vi vado a dire. Una è una sola cura di ritenzione idrica e l'altra è la conducibilità idraulica, che nella legge di Buckingham è la stessa connessa, che dice che una forza che agisce in un fluido all'interno di un mezzo poroso è direttamente proporzionale ad un certo potenziale. Questo potenziale può avere pari a natura, cioè c'è una parte gravitazionale, c'è una parte che dipende dalla... forse conviene che... andiamo avanti così. Una parte che dipende dalle forze di capillarità e una parte che dipende per esempio dalle forze osmotiche. Per dire delle forze che di proporzionalità è la conducibilità idraulica, che però diventa dipendente dal contenuto d'acqua del suolo. Oggi vi introduco le equazioni di Richards. Le equazioni di Richards non sono altro che l'equazione di continuità scritta per i suoli. Quindi in realtà la derivazione che io adesso vi faccio, voi l'avete fatta sicuramente altre volte. Considero qui un cubo di suolo di lato dx, dy, dz, quindi di volume dx, dy, dz, e considero un flusso che entra nella parte sinistra, in questo caso questo parallelepipedo, ed esce dalla parte destra, e la direzione è puramente convenzionale e dipende dalla scelta della direzione degli assi. Allora, qual è il flusso da portata che entra all'interno di questo volume? Beh, è il flusso di Darcy, JV, per delta Y, delta Z, che è la superficie della faccia. Il flusso che esce viceversa nella faccia che si trova a x più delta x è che cosa sarà? JV di x più delta x, ovviamente sempre per dx e dz, ma quello che facciamo è sviluppiamo la funzione del flusso in serie di tempo attorno al punto x e y, e quindi abbiamo il flusso calcolato in x nella posizione x per la derivata del flusso rispetto alla x per delta x, funzione che siamo abituati a fare ormai da tantissimo tempo. E la conservazione della massa, in effetti, l'ho enunciato sopra, che cos'è? Dice che la quantità, la variazione di una certa quantità in un volume di controllo è uguale a tutto quello che entra e tutto quello che esce, meno quello che eventualmente si trasforma in un'altra specie chimica o in un'altra sostanza. E quindi è per questo che io sono andato qui a considerare i flussi entranti ed uscenti da questo volumetto. Trascuriamo per il momento la parte che si trasforma. La parte che si trasforma naturalmente è sempre, se vogliamo, un arbitrio, considerarlo all'interno o all'esterno del bilancio medesimo che si scrive. Per esempio qui dico... meno quello, per esempio, l'acqua che si trasforma in ghiaccio, la potrei considerare un termine sorgente che trasforma l'acqua in ghiaccio, ma evidentemente potrei ugualmente scrivere il bilancio dell'acqua totale in questo caso, e quindi considerare anche il ghiaccio. Quindi queste cose vanno sempre specificate.
La variazione della massa nel tempo è la variazione che interessa la massa dell'acqua, è dmv su dt. dmv è da rho v, la densità dell'acqua, per v doppio, il volume dell'acqua. E noi la densità dell'acqua la consideriamo pressoché costante, quindi non varia nel tempo. Quindi ci togliamo un elemento di variazione, e quindi la variazione della massa dell'acqua nel tempo è uguale a ρv per la variazione del volume nel tempo. Il fatto che la ρv sia costante fa sì che noi consideriamo, come avete fatto 100 altre volte, l'equazione dei volumi nella sostanza, non l'equazione della massa. E quindi la nostra equazione di volume si scrive così: considero il dv, la variazione di volume nel tempo. Peraltro noi avevamo introdotto una quantità che avevamo chiamato contenuto adimensionale volumetrico di acqua, quel titolo doppio che vedete nell'ultimo termine, modello a destra. Come è definito questo? Se vi ricordate la definizione, questo è definito come il volume di acqua diviso il volume del suolo. Per ottenere tutto in termini di delta S, altro non facciamo che dividere e moltiplicare per il volume del suolo, e quindi otteniamo questa espressione. Un volume di suolo, che poi sarebbe quello che avevo rappresentato nelle slide precedenti, per infine la variazione nel tempo del contenuto volumetrico dimensionale di acqua, che è la variabile in cui tradizionalmente si affronta, si scrive, cioè la variabile che viene usata in questo tipo di problemi. Ok, vado quindi a scrivere l'equazione di continuità, in particolare la variazione dei flussi, e questa che vi avevo già illustrato 2 minuti fa. Quindi il flusso sulla faccia destra meno il flusso sulla faccia sinistra. È facile capire che di questo flusso rimane solo la parte che contiene la derivata, cioè il primo termine della funzione di Taylor, del flusso medesimo attorno alla posizione x. E quindi il risultato che otteniamo è questo che vediamo, dove qui ho applicato lo stesso ragionamento per le altre due facce, cioè la faccia diciamo che ha come lato x e y, la faccia che ha come lato y e z. Ottengo quindi che tutti i flussi in tutte le direzioni hanno questa espressione dj su dv per dx per delta x, delta y, delta z. Ovviamente il delta x mi deriva dall'espansione di Taylor, il delta y e delta z, oppure, e poi mutata mutandis per ciascuno degli altri, cambiato ciò che si deve cambiare, va bene? Degli altri due addendi si ottenne questo termine che rappresenta propriamente il volume. Questa non è altro che un'espressione un po' rozza, un po' così semplice, ma spero comprensibile, del teorema della divergenza, cioè la variazione di quello, beh, manca il primo termine di massa che poi mettiamo insieme, la variazione del contenuto di acqua in questo caso all'interno del volume è uguale a quanto fluisce attraverso le facce del volume medesimo. Quindi questa è l'equazione della massa, di conservazione della massa per la nostra acqua, dove evidentemente per poter scrivere il primo membro come l'ho scritto, ho fatto varie assunzioni, per esempio che delta x, delta y, delta z fosse uguale al mio u con s che compariva qua.
e che quindi ho semplificato in tutti i termini. L'altro elemento che forse non ho spiegato è che qui avevo già espresso il flusso in termini volumetrici, quindi ho fatto tutte le operazioni per trasformare la variazione di massa del tempo in variazione di contenuto dimensionale nel tempo, ma i flussi che ho dato sul volumetro erano già in volume secondo, erano già espressi in termini di portata volumetrica, non portata di massica o di massa. Quindi questa è la nostra espressione, dopo qui evidentemente possiamo mettere un segno meno a seconda delle convenzioni. Ed è alla forma usuale dell'equazione di conservazione di qualcosa. La variazione di qualcosa nel tempo è uguale alla divergenza di un flusso. E questa è quindi l'espressione. Il volumetto qui è considerato infinitesimo. In un qualche modo questo contrasta con quanto vi avevo detto la volta scorsa, perché la volta scorsa vi avevo detto che il nostro volume elementare, adesso, ok, questo va e non va, il nostro elementare è pari alla scala di Lassì, quindi può essere piuttosto grande, mentre qui, quindi tutte le proprietà sulla scala inferiore alla scala di Lassì, qui, visto che qui ho una trattazione differenziale, sono considerate comunque omogenee al di sotto della scala di Lassì. In forma grafica questa equazione si può scrivere in questo modo qua, dove così theta w doppio, il pallino tondo è il dove compaiono due cose che non vi aspettavate. Theta w doppio qui è la quantità che varia nel tempo detta su dp ed è denotata da un circoletto. Gli altri elementi che sono determinati da quadratini sono invece dei flussi. Il flusso che noi abbiamo considerato è il flusso JQ doppio, che è il flusso di acqua che esce dal nostro volumetto. In realtà quando noi scriviamo l'equazione precedente dobbiamo tenere conto di altri tipi di flusso che sono dati come condizioni al contorno della nostra equazione. In particolare nel nostro sistema di equazioni dobbiamo considerare due flussi, la J qui che è la precipitazione, l'intensità di precipitazione e l'evapotraspirazione. Quando noi abbiamo dell'acqua che si muove all'interno del suolo, ai contorni abbiamo queste due quantità. In questo caso il tratteggio significa appunto che non sono termini che compaiono propriamente dall'equazione, ma compaiono come condizione al contorno. Il segno delle frecce indica la direzione, cioè la J va ad aumentare il theta, la evapotraspirazione va a diminuire il theta, il flusso calcolato legge di Darcy può sia aumentare che diminuire il theta a seconda della direzione dei gradienti, dei potenziali che vado a studiare. Una cosa che avevamo detto la volta scorsa quando abbiamo parlato delle curve di ritenzione idrica era che torniamo indietro qui o qui, questa è una rappresentazione grafica che è esattamente equivalente a questa scrittura qua, con qualche informazione in più. Qui, quali sono le variabili? Trascuriamo per il momento la pressione osmotica, ma nella parte del flusso, il flusso dipende
da che cosa? Dalla pressione o dalla suzione, come l'abbiamo chiamata, invertendo il segno della pressione. E quindi ho messo il flusso in funzione di psi. Dipenderebbe anche da un'altra variabile, cioè da z, dal termine gravitazionale, ma qui l'ho lasciato implicito perché non è la variabile indipendente. Mentre il primo termine dell'equazione qui è espresso in teta. Ora ho due variabili, teta e psi, nella mia equazione, devo trovare una chiusura per esprimere tutto in funzione di teta o tutto in funzione di psi. Questa chiusura è data dalle curve di ritenzione idrica. Le curve di ritenzione idrica, adesso è proprio andato. Allora, ora è ripartito, sì. Le curve di ritenzione idrica sono una relazione biunivoca tra il contenuto d'acqua e la suzione. Quindi pertanto vale la legge di derivazione, la chain rule di derivazione, per cui posso dire che dθ su dt è uguale a dθ su dψ per dψ su dt. Questo dθ su dψ si chiama capacità idraulica del suolo ed è esattamente la derivata della curva di ritenzione idrica o delle curve di ritenzione idrica. Alla fine, allora, l'equazione di Diggers che cosa diviene? Improvvisamente quello che prima sembrava una cosa molto semplice diviene una cosa molto complessa. Il primo membro abbiamo appena visto nella slide precedente è Cψ per dψ su dt. Le slide ci sono, quindi. E quindi il primo membro dell'equazione in alto. Poi ho la divergenza del flusso. Il flusso come lo posso esprimere? Beh, questo l'abbiamo visto nelle lezioni scorse. Il flusso di Darcy lo esprimiamo come una conducibilità idraulica che è funzione del contenuto d'acqua del suolo. Per il gradiente di che cosa? Della componente gravitazionale, che quindi è z, più p, che è la componente dovuta alla capillarità. La pressione, la suzione, in questo caso, pressione negativa. E se noi scrivessimo l'equazione di Richard, come il termine che compare in alto, non avremmo dato abbastanza informazione, perché ovviamente dobbiamo dire che cos'è C di C e dobbiamo dire che cos'è K di teta. O K di C, se vogliamo. Allora K di teta viene espresso attraverso una forma parametrica che nella scorsa lezione vi avevo ricavato applicando una teoria che avevo chiamato di Muale, che discende dal lavoro del 1976 di Muale. Il modo in cui si deriva questa, vi ricordo concettualmente, è quello di pensare che il nostro suolo sia un insieme di pori che agiscono indipendentemente gli uni dagli altri. E il modo in cui scrivo questa e poi anche la curva di ritenzione idrica è quello in cui penso che i pori piccoli si riempiano per primi e si svuotino per ultimi, o viceversa per i pori grandi. Questa è la curva di ritenzione idrica qui scritta nella forma di Van Gerutte, che non dovrebbe essermi così sconosciuta, visto che nella lezione di laboratorio l'abbiamo anche disegnata in funzione di vari parametri. Di nuovo manca il collegamento fra le curve di Van Gerutte e la capacità idraulica, che si ottiene invertendo la curva di Van Gerutte rispetto al psi e derivando, esplicitando teta
nella, in S con E, che ha questa espressione, è derivato tutto rispetto a psi. S con E, vi ricordo, è uguale al contenuto volumetrico di acqua meno il contenuto d'acqua residuo, diviso la porosità meno il contenuto d'acqua residuo. Quindi alla fine questa equazione, sì, è l'equazione di continuità che siamo soliti vedere, ma le sue caratteristiche speciali che sono date poi nel modo in cui io li faccio dipendere dal contenuto d'acqua del suolo e quindi poi anche dalle curve di dilatazione idrica. Volendo posso fare un po' di passi ulteriori, cioè se guardo l'espressione della curva di ritenzione idrica ho il la divergenza di che cosa? Di un fattore K che è uno scalare per un termine vettoriale che ho ottenuto come il gradiente di campi di forza. Allora la divergenza di un termine di questo tipo è uguale al gradiente della, è quello che è scritto qui sotto, questi due termini, questi termini esprimono la divergenza e come vedete il è uguale al gradiente di K per il gradiente di Z. Questo termine quindi è la proiezione della variazione del contenuto d'acqua del suo, della conducibilità idraulica relativamente al gradiente di Z, cioè alla direzione della gravità. Questo termine ha un aspetto, diciamo, di un termine gravitativo. C'è un secondo termine che ha la stessa struttura, cioè gradiente della conducibilità idraulica, non c'è se la conducibilità idraulica è costante ovunque, per il gradiente di psi. Questo termine è un termine di tipo avvettivo, se vogliamo. Perché è di tipo avvettivo? Perché tra questi due termini c'è una differenza sostanziale. Questo termine qui non contiene la variabile indipendente che è la psi, questo la contiene. Generalmente un termine che ha un fattore davanti per il gradiente della variabile indipendente si può interpretare come una celerità di un'onda, di che cosa? Un'onda di psi. E poi c'è un termine, c'è un termine che ha questa struttura qua, quando sviluppo il termine di sopra. Questo termine è un termine diffusivo, questa è una parte di equazione che rappresenta una diffusione. Il coefficiente di diffusione è il rapporto tra la conducibilità idraulica dipendente a sua volta dal contenuto d'acqua e la capacità idraulica. Come vi dicevo prima, questo termine si può pensare come la velocità di avvezione della pressione e questo forse l'avete visto anche in altre occasioni quando in alcune altre occasioni, in alcune altre equazioni che erano scritte un po' in questo modo qua. Il termine di psi definito come rapporto tra conducibilità idraulica e capacità idraulica si chiama diffusività idraulica. Ricapitolando tutto quanto, nell'equazione di Richards compare un termine gravitativo, cioè il trasporto dell'acqua nella direzione della gravità, un termine avvettivo che dipende contemporaneamente dal termine di capillarità, ma anche dalla variazione di conducibilità idraulica. E infine un termine diffusivo, cioè l'acqua si trasforma.
E questo rappresenta un po' tutte le caratteristiche di questa equazione qua. Anche se poi io, volendo andare a risolverla, non la risolverei mai in questo modo qua, per alcune ragioni che magari vi vado anche a spiegare subito. Voi non vi ricordate sicuramente, ma io vi invito ad andare a vedere come è fatta la curva di ritenzione idrica da cui deriva questa C. In particolare, le curve di ritenzione idrica nelle parametrizzazioni di Wagenknecht, per esempio su quelle che abbiamo scelto qui, sono piatte in prossimità dello zero. Quindi la derivata di teta su epsi è zero. In realtà, quindi, in prossimità della saturazione, l'equazione non riuscirei a scriverla così, perché C di psi è uguale a zero in prossimità della saturazione. Quindi, per questo motivo non la scrivo, cioè si va incontro a singolarità quando si scrive l'equazione in questo modo. Non solo, ma se interpreto questo come la velocità di propagazione del segnale psi, questo in prossimità della saturazione tende ad avere velocità infinita, quindi l'impulso di pressione che viene dato in prossimità della saturazione tende ad essere infinito. E quindi questa in realtà ci rivela una limitazione della curva di ritenzione idrica, o meglio delle parametrizzazioni delle curve di ritenzione idrica, così come noi le andiamo a definire. Allo stesso modo anche qua la diffusività ha singolarità in prossimità della saturazione, e non va tanto bene perché tanti fenomeni interessanti dal punto di vista idrologico avvengono in prossimità della saturazione, per esempio il cedimento del terreno, per esempio la produzione del runoff. E quindi scrivere l'equazione in realtà in questo modo mi permette da un certo punto di vista di comprendere un po' il significato dei termini che la compongono, ma mi impedisce nello stesso tempo poi di trattare coerentemente e insieme i termini del moto dell'acqua nelle condizioni insature e nelle condizioni sature. Come l'equazione che avete appena vista è, che tipo di equazione è? Si sbilanci, non si accasci sul tavolo. Differenziale. Differenziale, ok. Che tipo di equazione differenziale? Ce ne sono, diciamo, almeno due grandi categorie. Una categoria si chiama equazione differenziale ordinaria. Ok. E quando la dipendenza è da una sola variabile, praticamente, contiene una sola variabile che eventualmente varia nel tempo. In questo caso abbiamo un'equazione che dipende da più variabili, lo spazio e il tempo, e quindi un'equazione differenziale, si chiama alle derivate parziali, una partial differential equation o PDE. Quando voi avete una equazione differenziale, che tipo di problema matematico è? Perché io adesso vi ho scritto un'equazione. Ma cosa cavolo vi serve l'equazione se poi non sapete cosa... Cioè, adesso ci stiamo chiedendo, adesso cosa ce ne facciamo di questa equazione? Tipicamente F uguale MA è un'equazione differenziale delle derivate parziali. Cioè, quello che in qualche modo sicuramente avete sentito è che queste sono equazioni di valori iniziali, cioè... date le condizioni iniziali, in questo caso le condizioni a contorno, il moto del sistema è assolutamente conosciuto se si conoscono le soluzioni dell'equazione differenziale.
Questa frase vi ho già dato alcune informazioni importanti, cioè cosa serve per risolvere questa equazione differenziale. Tanto in primo luogo serve avere una condizione iniziale. E beh, una condizione iniziale però qui è data nello spazio. Quindi per ogni punto del dominio di integrazione che io dovrò scegliere, dovrò dare una condizione iniziale. Su quale variabile? Beh, come ve l'ho scritta io l'equazione, è una funzione della variabile psi, della pressione, forse meglio volete della suzione. Quindi devo assegnare un campo di suzioni all'inizio del mio problema. Se io non lo conosco, poi non posso descrivere l'evoluzione del sistema in generale. Ci sono anche degli elementi di interazione del volume di controllo, che è questo che in questo caso ho disegnato qua, con l'esterno. Queste sono le condizioni al contorno, cioè l'universo mondo intorno al mio dominio di integrazione agisce variando che cosa? Le variabili del problema, in questo caso la psi, sul contorno, forza il problema sul contorno. E quindi devo dare le condizioni al contorno, sulle superfici che determinano. Per questo generalmente comporta che, come vedete, si aggiunge l'equazione differenziale da sola, in realtà non basta, devo segnare condizioni iniziali e condizioni del contorno. E questo spesso non è un problema banale, perché il nostro dominio quale potrebbe essere? Potrebbe essere questa parte di bacino, in cui vedete un fiume in superficie, devo stabilire quali condizioni il fiume in superficie, per esempio, comporta sulla psi. E poi sotto ho tutto il movimento nei suoli, nelle acque sotterranee. Non esiste una soluzione in forma chiusa di questa equazione, se non per casi estremamente particolari. Quindi devo applicare dei metodi numerici, si chiamano, per risolverla. Un metodo numerico, questa è una figura storica che deriva da quelli che per primi hanno pensato che in realtà l'equazione di Richter si poteva tentare di risolverla e non semplicemente di ammirarla come un feticcio. Beh, non proprio. Quelli che l'hanno pensato prima sono Fries, cioè diciamo 20 anni prima di questi che poi effettivamente l'hanno risolta, almeno in una prima approssimazione. Si divide il sistema comunque in una griglia, un sistema che inizialmente ha ipoteticamente infiniti gradi di libertà, viene suddiviso, viene limitato nel numero di gradi di libertà, ed evidentemente, per esempio, la psi verrà data per ogni un valore per ognuno di questi punti della cella. In realtà, solo analizzando questa figura qua ci sarebbe da dire. Perché, per esempio, lui ha detto prima, ci sono problemi a risolvere l'equazione di Richter in prossimità della saturazione. E proprio in questa immagine vi metto sopra un fiume in cui lì sicuramente il terreno è saturo. Quindi se dovessi studiare l'interazione della parte sotterranea con il fiume e pormi il problema se l'equazione di Richter va bene o come la devo generalizzare. Ma noi supponiamo di non esserceli accorti per niente. Comunque, diciamo che il procedimento generale è questo. Si determinano le condizioni iniziali, si determinano le condizioni al contorno. Poi ci si domanda, esiste una soluzione analitica intesa in forma chiusa di questa equazione? In questo caso, la risposta è no.
allora bisogna andare a capire quali sono le condizioni del conto. Per esempio, le condizioni del conto no, che poi si possono mettere, tra l'altro sono di due tipi. Si chiama o di Neumann o di Dirichlet. Mai sentita sta roba qua? Uno, ho visto un vostro compagno che ha fatto un sorriso, vuol dire che qualcuno ve l'ha detto, no? Condizioni di Neumann sono condizioni che hanno a che fare con il flusso della quantità della variabile indipendente, in particolare questo, il flusso di psi sulla superficie. Condizioni di Dirichlet sono condizioni che riguardano invece il fissaggio del valore della quantità sulla superficie medesima. Queste sono condizioni di Neumann, in questo caso assegnate in funzione della pioggia J di T che cade sulla superficie. In fondo al dominio di integrazione deve succedere qualcosa. Due condizioni, diciamo, tipiche che si possono mettere sono quelle, per esempio, che il flusso sia zero sul fondo, quindi l'acqua arriva sul fondo, il fondo è impermeabile, non passa per niente e si comincia ad accumulare. De psi su dt al fondo uguale a zero. Oppure possiamo dire che sul fondo il fenomeno è puramente gravitativo. In questo caso, non vi sto spiegando perché è così, come nella slide precedente non vi ho spiegato perché la condizione del contorno l'avevo messa in quel modo. E vi dico semplicemente che è così, nel caso che lasciamo un flusso gravitativo sul fondo, del psi su dt uguale a 1, del psi su dz uguale a 1, scusate, anche prima. Quali condizioni iniziali posso mettere? Condizioni iniziali, devo inventarmi le condizioni iniziali per il mio sistema. Se voi andate da un matematico, lui vi, come il mago Silva, non so, Telma, non so chi adesso sia di moda, un prestigiatore vi mette delle condizioni iniziali e vi mette anche le condizioni del contorno e zac, quasi voi non ve ne accorgete. In realtà non è facile, a volte è più difficile trovare le condizioni iniziali, le condizioni del contorno, metterle in maniera corretta, che risolvere l'equazione. Per esempio qui, le condizioni iniziali cosa potrebbero essere? Qualcuno di noi potrebbe immaginare che le condizioni iniziali siano delle condizioni di equilibrio, e in particolare di equilibrio statico. In questo caso, una condizione iniziale che vedete disegnata nella slide è quella in cui il profilo verticale di pressione è lineare e idrostatico, cioè l'acqua non si muove nella verticale perché le forze di gravità in questo caso sono controbilanciate dalle forze capillari. Se volete, se avete problemi a capire queste frasi che io vi dico, che poi magari anche vi riascoltate, venite, mi domandate e io vi spiego con maggior dettaglio. Se esiste una soluzione analitica del mio problema, che comunque richiede l'assegnazione delle condizioni iniziali e delle condizioni del contorno, allora cosa faccio? Stampo la soluzione, basta, ho finito il mio problema, vado a mangiarmi un panino, bermi un caffè o a conversare amabilmente con i miei amici o le mie amiche. Se invece non esiste la soluzione analitica, devo trovare un metodo numerico per risolvere la... E qua si apre il vaso di Pandora, ovvero il vaso che conteneva tutti i mali della Terra, no? Che prima non esistevano. Adesso la ricerca di soluzioni numeriche di un'equazione di questo tipo è una disciplina di per sé. E qua se ne mettono vari. E dobbiamo scegliere il metodo numerico. Le equazioni comunque le dobbiamo discretizzare, possono essere, per dirvi dei nomi che vi possono risuonare, magari elementi finiti, volumi finiti, differenze finite. E
questo naturalmente se voglio costruirmelo da me, il mio sistema di soluzioni, altrimenti vado sul mercato, vedo che cosa è il supermercato, quali soluzioni di equazioni di tipo questo tipo ci sono, e ci sono soluzioni di queste equazioni, e compro un solutore per cui applicare queste soluzioni. Per esempio nel caso dell'equazione di Richards, il codice commerciale più noto è Hydrus Pradisilia. E invece di soluzioni codici non commerciali più buoni di Hydrus, magari anche ce ne sono tanti. In realtà manca ancora un elemento in questa soluzione delle equazioni di Richards. Andiamo a vedere qua le equazioni di Richards. Beh, ci sono alcune cose che ancora voi non conoscete. Andiamo proprio nella formula iniziale. Beh, intanto dovete capire, ci sono i parametri del curve di Van Gennutte. Quelli lì sono dei parametri, dobbiamo farli diventare dei numeri. Dobbiamo porci il problema di come caratterizzare il nostro volume di controllo, mettendo i parametri che qui comprendono la curva di Van Gennutte, l'area entry point, l'MLN, il theta residuo, la porosità, la continuità idraulica a saturazione, un altro parametro, che mi pare che non ce ne siano degli altri. Quindi ci sono almeno 1, 2, 3, 4, 5, 6 parametri da determinare. Quindi sulla base delle conoscenze che ho del tipo di fenomeno, per esempio del tipo di suolo che io ho, della tessitura o della struttura del suolo che ho, devo dare dei valori a quei parametri. Quindi lì non casualmente ho detto si devono valutare i parametri. Per solvere le equazioni non dobbiamo solo comparare un buon metodo numerico, non dobbiamo anche determinare i parametri dell'equazione. E il problema in questo caso può essere anche molto rilevante, visto che io ho fatto una capatanta, come si direbbe, nel dirvi che alcuni di questi parametri dell'equazione, in particolare la conducibilità idraulica e saturazione, non sono affatto facili da determinare in campo. E anzi sono molto variabili. Eseguo il codice numerico, e ottengo le soluzioni. In generale questo è quello a cui arriviamo. Quindi bisogna dotarci di un software per risolvere le equazioni di Richards. Alcuni di voi che vogliono investigare di più devono iscriversi, correre subito appena escono dalla porta ad andare a iscriversi a un corso dei colleghi di analisi numerica per capire come queste equazioni di Richards si risolvono. E poi bisogna andare da un soil scientist, diciamo così, anche se non solo lui, per capire come mettere correttamente i parametri che entrano nelle equazioni. Mettendo insieme tutte queste conoscenze, nonché quelle dell'idrologo, e nonché quelle anche sulla natura di queste equazioni, che un po' vi ho anche, come dire, vi ho buttato lì un paio di elementi su, per esempio, del fatto che esista una discontinuità in prossimità della saturazione, di cui bisogna tener conto, perché magari io mi doto di un solutore che però vale solo nel campo delle pressioni negative, ovvero delle soluzioni positive. Però dopo prendo il mio sistema di soluzione e lo voglio applicare sul dominio che avevo disegnato io, in cui sopra ho evidentemente dei punti in cui c'è saturazione. Allora devo anche capire come le equazioni di Richards vanno un po' cambiate e usate, e devo applicarle nei posti corretti, altrimenti genero numeri casuali. Direi che intanto questo può bastare.